dandolo a Pietrangelo e Pietrangelo, in qualche canale, l'entrata del cuore e sale. Nel cuore, dopo un paio di secondi, già comincia a avere ansia e difficoltà, e già cominciano già i problemi di personalità, attacchi cardiaci. Già capite che venire un attacco cardiaco subito, però vi dà l'avviso, se c'è qualcuno che strano nella metodica o che lo pratica, o un agente sanitario, un dottore, che vi fa il massaggio così forte e schiacciare, schiaccia quei peccati, li allarga tra uno e l'altro e lascia tutte queste pene che sono piegati e si rialzano di nuovo. Avete visto? E l'uomo, una donna che ha avuto un attacco cardiaco, subito prende fiato perché l'ossigeno è passato nel cuore, sangue esce, entra, tutto, va a manoma. Se questo non succede, dopo un paio di giorni l'uomo muore, o la donna muore, perché il cuore non funziona più. Il cuore è completamente di tutto perché è morto se l'entrata in uscita di questa circolazione del sangue, l'uomo decede. Invece le altre cose sono regolate. Che cosa? Per esempio, che cosa? Un dolore della spalla, o nel braccio, o nelle gambe, sono cose particolari che hanno alcune che già cominciano ad avere il tumore, già sanno come hanno avuto il tumore, sono i peccati. Alle donne che ce l'hanno nelle mammelle è perché ce l'ha buttato sopra le vene della mammella dove ha il dolore. O il dottore ci ha specificato che c'ha nel lato sinistro o nel lato destro ha un tumore. Dove c'ha il tumore, che il dottore dice che c'è un tumore, allora è perché ci ha buttato l'angelo questi peccati. Quando gli butta questi peccati di nuovo, questa vene si piega verso sotto e succede la stessa cosa del tumore. Che cosa succede qui? Qui succede un'altra cosa, non è come il cuore. Non passando più l'ossigeno, non passando che si piegano questo sotto, non passando l'ossigeno succede che al di sotto di questa mammella o dell'altra mammella delle donne non passa più sangue, l'ossigeno, e la parte che c'è sotto questa mammella muore la carne. E dopo un merito tempo o umano decenni, come quando un uomo muore completamente e fa i vermi. Allora questi vermi dentro il corpo sono vermi tumorali. Benigni, tumori. Avete capito come succedono? Poi se li volete più specificati, vi chiamate in privato e ve li specifico più o meglio. Vedo la quantità, la lunghezza, la larghezza, come nascono, come si producono, tutto specificato scientificamente. Ai dottori che mi chiameranno, o ai scienziati che mi chiameranno, vi darò più lucidità di età. Ora a noi ci interessa come fa una colonna vertebrale a morire nell'interno della colonna, la stessa cosa. Qua sopra abbiamo l'entrata della colonna vertebrale e abbiamo le vene che portano il sangue e l'ossigeno. Che cosa succede? Succede che schiacciando con i peccati queste vene, il peso di questi peccati non fa circolare più vita nella colonna vertebrale e non arriva più nell'ultima vertebra, non arriva più ossigeno, perché l'ossigeno se lo va prendendo sempre le vertebre che non ha
vertebra, non arrivando più ossigeno, si secca completamente, e dato che non c'è più movimento della vertebra, perché era morbida con degli ammortizzatori, li chiamo così, così voi mi capite meglio, della carne attorno che sono muscoli ammorbidenti, che poi se volete dei nomi li specificheremo bene quando voi mi dimostrate che avete interesse. Questa carne si prosciuga perché non ci arriva più alimento, ossigeno o sangue, secca, si chiude e le ossa. Vuol dire che mentre l'uomo fa così, queste ossa fanno così, se si congiungono e fa male la schiena. E come fate uno strato molto più forte, esce qualcosa, un energismo. E lì avete bisogno della prima operazione. Questo percorso equivale, dopo che vi operate la prima vertebra, fino alla terza o alla quarta operazione, perché dopo tanto tempo succede, perché la colonna va tutta a perdersi. Bene, adesso Luigi sta staccando, noi non andiamo più su questo campo. Luigi, alzati un pochettino e andiamo su di te adesso, perché se no daremo troppo stanchezza a te. Poi chi vuole specificato le cose, li specificheremo in presenza con altre persone oppure con altre. Allora, tu hai capito più o meno il discorso perché ti sei ammalato, è vero? È vero che l'hai capito? L'ictus, a te ti interessa l'ictus adesso. L'ictus, come si è ammalato, si può sbloccare. Sai come? Siete liberi. Se tu vai a liberare i peccati che sono proprio dove c'è l'entrata dell'ossigeno, tu ti sblocco. Oggi stesso tu potresti fare con la mano così e dire ciao, ciao. Prova a farlo, vediamo come riesci a alzare con la mano sinistra. Fammi vedere come riesci a alzare la mano. No, con l'altra mano non la devi alzare, tu sola la devi alzare, se no niente. No. Vabbè, ma questa è la prova del 9, che la gente già capiscono che sei in questa condizione. Se dovresti alzarla oggi, domani, dopodomani, l'anno prossimo, fra 2 anni, la gente sapranno che tu l'hai alzata, hai capito? Adesso non puoi. Questa è la prova del 9. E allora, se tu sblocchi dove ci sono i peccati, che ci sono dei peccati, sopra dove c'è la vena, poteva andare a sbloccare questi peccati. Allora, analizziamo questi peccati. Adesso abbiamo capito come funzionano questi mali. I mali, come vengono, possono andare via. Se noi liberiamo queste vene, ci arriva l'ossigeno, per miracolo. Un miracolo successo. Si è liberata la vena, il Signore ha liberato la vena, tu ti sei convertito. Convertiti da Gesù. E facciamo prima, dai. Chiude gli occhi. Chiede perdono a Dio e dici, mio Dio, abbi pietà di me, io voglio venire a te come figlio. Dillo. Voglio venire a te come figlio. Così, bravo. Devi sentirti però ancora più commosso. Fai finta o fai vero come vuoi, di piangere mentre lo dici. Ti devi commuovere, forse. Vediamo se lo fai finta o lo fai davvero. Guarda che Dio lo sa se lo fai finta, io te l'ho detto per farti capire. Non devi fingere, con Dio non si deve fingere, devi piangere. Vediamo se ce la fai a piangere e dire basta, non voglio più stare così. Mio Dio, vediamo, devi piangere. Piangi. La devi trovare gioia, io l'ho trovata quando non ne potevo più, ci ho detto o mi uccidi tu o mi uccido io. Dai, devi piangere, forse?
superfici. È vero che le superfici. Le cose passano. Non è solo la sai, ma vai, certo, va bene, se tu piacerai, adesso ti faccio vedere, così scarico, faccio una bella risata, è bella, fai finta che ti sto, però questo, che venite a vedere, però, c'è anche un po', ma dico, sì, è vero, dai, fai una bella risata, vai, ora, e bianche le faccio la parte, e dire, hai visto, hai un punto in più, va bene? Ma quando stai pensando sul quale? Ancora un'altra domanda, guarda, come stai diventando sul quale? Hai visto? Appena ti togli questo problema, ti ho detto il mio braccio, ma ti puoi stare a scusare di nuovo, eh? Quando tua moglie ti ha lasciato, cosa è successo dopo? Chi è che ti ha disturbato? Chi è che ti ha disturbato? Però chiudi gli occhi sempre chiusi. Allora, una sera di entrata a casa, vai. Ah, sono entrata a casa la sera. A un certo punto, ho sentito un'uscita di vetro. Allora, è stato quello da uscire di vento, che è entrato nelle ossa, e ha dato un segnale che tu hai un problema. E chissà se quello lì è lo spirito che il lavoro veramente ha colpito. Certe volte diciamo, ma Dio colpisce i miei figli. Dai, il segnale fa sentire anche quando arriva nel nostro mondo. La data, avete visto? Qui, la mano, la testa. Ma che cosa è questo? Bene, allora, prendi quel vicino, tu li giochi un po' più, e che tu ne vuoi. Trasportati in un giorno, guardalo, non tutti i giochi tuoi, con la mano, niente di più. Occhi chiusi,
guarda Luigi, non scherzo, guarda, deve essere con gli occhi chiusi sempre, ancora non l'hai capito che deve stare con gli occhi chiusi finché veniamo. È possibile mai che non riesci a capirlo, perché guarda, sei abbastanza grande, dovresti capirlo, è importante, perché come apri gli occhi noi dobbiamo ricominciare sempre da capo, dobbiamo fare sempre il test, è un test che va sempre per le unghie, invece tu stai sempre con gli occhi chiusi, non ti distrarre. Finiamo subito e tu guarisci, va bene Luigi? C'è qualcosa che fai mentre ti muovi, perché ti muovi troppo, devi stare fermo, fermo devi stare, per favore Luigi. Cosa ci stai fumando, cosa stai facendo? Stai facendo qualcosa? E non ti muovi, non ti muovi, se non ti prendi una sedia, ti siedi, perché tu hai detto stai male, sei messo in girato, ti stanchi. Perché non ti prendi una sedia e ti siedi da di fronte dove c'è il telefono? Perché ti muovi troppo, cioè, ti muovi troppo e non hai, diciamo, la stabilizzazione di rasserenarti con la mente. Mi capisci ora di cui devi stare fermo, fermo. Ecco, se stai fermo così, non più, non aprire il cuore per forza, vicino, qui chiuderò pieno il ginocchio. Chiudi gli occhi e non aprirli se mai veniamo, chiudi, chiudi, senza sforzo, così, non mai. Butta tutto quel fruscio di nuovo, ma come nuovo, non hai fatto niente. Immagina il giorno che sei lì, lo prendi e lo butti anche a Gesù e gli dici queste parole, Gesù, io so che è stato questo. Da quel momento non può mai di più, non sono stato malato di lui, ti prego, comunque peccato abbia fatto, te lo chiedo perdono, vai. E sentiti in quel momento liberato, come se è uscito tutto quel fruscio e gliel'ha buttato ai piedi di Gesù, e gli dice grazie Gesù, guarda, ti devi sentire commosso, che hai buttato questo, hai capito? Ti devi sentire commosso che l'hai buttato questo fruscio che entra dentro di te e uscito da te e ti senti liberato, liberato completamente, buttalo via, ci siamo, senza più ci siamo, l'hai fatto, l'hai fatto, perfetto, bravo, così. Poi durante il giorno, quando sei solo, quando sei solo lo fai, tanto non ti costa niente, e più lo fai meglio è, e hai la prova che sei più libero, perché mentre lo rifarai tu lo sentirai diverso, perché vedi che il contagio piano piano prende forza. Bene, adesso che hai fatto questo, ti devi dire dopo questi giorni che hai avuto questo ictus, cosa è successo? Ti sei disperato completamente oppure l'hai dovuto fare? Dopo che ti sei disperato, raccontami un po'. Ci stava dopo giorni noi abbiamo capito che non vi dovete prendere polvere quando avete una polvere imminente che succede qualcosa, lo dico a tre amici e lo dico al mondo intero, non vi create problemi, andate a piedi Gesù e gli chiedete perdono subito, perché la polvere è la parte che fa rincorso, entra dentro la nostra testa, qui, nella nostra camera, mi vedete qua, guarda questa silenzio e inizio il problema. È un problema grosso,
se discarica nel cuore, morirete. È altro che tondo. Se discarica con un tumore, morirete lo stesso. È altro che tondo. Se la scarica da qualche parte, a parte, l'abbiamo capito. In qualunque punto discaricherà l'angelo, avete dei problemi. Nelle gambe, nelle braccia, dappertutto. Nella testa, nel cervello, nel cervelletto, dappertutto. Abbiamo capito che tu questa rabbia ha avuto questo conto. Allora, tu ora ti devi identificare quando ti è venuto l'ictus, o prima o dopo che hai visto questa rabbia. È stato dopo l'ictus o prima? Prima. Un giorno prima oppure subito la sera stessa? Durante che ti sei preso sta collera, un vite l'ha appesa e mentre ti prende la collera muggi la persona ai piedi di Gesù che ti sei preso questa collera. Lo prendi, chiunque sia, donna, uomo, padre, madre, chiunque sia, non avere pietà. E allora prenditi tu stesso e lo butti ai piedi di Gesù, tu stesso ti prendi e lo butti ai piedi di Gesù. Dai, prendi e buttati ai piedi di Gesù. Buttati. E chiedigli perdono perché hai sbagliato tu te stesso. Chiedigli perdono. Dagli una commozione, dai. Chiudi gli occhi e fai una commozione. Signore, guarda quanto sono stato stupido, scusa che te lo dico, dai, dico quanto ero stato stupido, dai, dico, dai, quanto ero stato stupido, mi sono preso una collera e mi sono ucciso io stesso, dai, dico, mannaggia. Bene, e allora abbiamo capito che tu hai chiesto perdono, vero? E chiedere una cosa, mentre tu adesso stai portando te stesso ai piedi di Dio, non ti senti veramente dire più niente. Allora io devo andare a mangiare, quindi il chiamo fa come finisce, tu devi mangiare. Allora tu appena tutto ti intanto cerco di fare delle flessioni, così qui ascolti, anche che una mano la prendi con l'altra mano, guarda, e la piastra ha visto la pietra così ma deve fare delle spese per fare tutto, ok? Thank you.
accanto a te. Ai piedi del tuo figliolo Gesù, grazie, e stasera, Padre, metti tuo il tuo meraviglioso sapere, il tuo meraviglioso gioire dentro di noi, per poter leggere la tua parola, per poter gestire tutto ciò che tu hai volontà che noi facciamo.